Benvenuti amici, io sono Samu Pimpos. Oggi torniamo su Luigi's Mansion 3. Allora, l'ultima volta abbiamo recuperato il tasto per andare al B2 e quindi eccoci qua. Tra l'altro, per recuperarlo abbiamo dovuto affrontare un T-Rex grosso come una montagna e quindi è stato un po' complicato, ma non troppo. Intanto siamo al B2. Forse che stiamo procedendo benissimo, perché... Aspetta, qua c'è un tubo. Che fa? Mi nascondete le cose? Non mi nascondete le cose, che tanto io le scopro. Baci come lui. Siamo tutti con te, come sempre. Aspetta, vediamo dove porta sto tubicino. Forza. Luoghi segreti. Dove siamo? Di sopra. Ed è finito. Ok. E insomma, un po' di cose. Un'altra zona segreta. Che è? Pipistrelli. Che rottura sti pipistrelli, però. E niente, abbiamo aperto. Niente, solo monete. Solo monete. Vabbè, ho capito, va. Andiamo. Che c'è? Ciao. Continua a dormire per i fattacci. No. Non ti svegliare. No, non ti svegliare. Neppure. Che schifo. Ma che stai a fare? Non lo fare. No. Non lo fa. Che sta a fare? Sai, ridacchia pure, sai, ridacchia. Vieni qua, dove sei andato? Allora, questo si tira. Oh, che una ecco, era nascosto, era... Era nascosto il tubicino, me lo immaginavo che era nascosto. Eccomi qua. E prendiamo la chiave. E prendiamo la chiave, forza. Va bene. Lì però c'è la chiave inglese, come ci vado là? Ci sarà qualche altra cosa nascosta, ovviamente. Perché è tutto nascosto in questo gioco. Ad esempio qua. Vedo cose strane qua. Aspetta, intanto prendiamo la chiave, va. L'abbiamo recuperata. Ad esempio qua. Si può rompere qua? Non lo so. Uno, miriamo e via. Non è successo niente, come immaginavo. Va bene, per adesso procediamo. Va, poi chi se ne frega, poi ci ritorniamo. Eccoci qua. Salve, dove sei? Dove sei finito? Che fai? Che state a fare? Che state a fare? Venite che vi devo ammazzare. Che cominciamo benissimo la puntata. Ammazzando fantasmi. Ma quanti siete tu? Ma quanti siete? Ma quanti siete? Pure i piccoletti ci stanno. Vieni qua, tu hai il secchio. Vieni qua, crepa. Te lo faccio vedere io, il secchio. Ok. Perfetto, e qua ci siamo, fino a qua ci siamo. Questi si girano, sì. Ovviamente direzioniamo il flusso, giusto? Ok, me ne sono sceso. Ho visto un pulsante però. Ho visto un pulsante, ma da qua non possiamo passare. Ecco qua, dobbiamo direzionare il flusso. Allora, prima giriamo questo ovviamente. Quindi chiudiamolo. Così, no, l'ho aperto. No, richiudiamolo. Ok, si è chiuso proprio. Meglio così, via, via con mio Luigi. Attenzione che qua se sbaglio è un problema. Allora, questo lo portiamo al centro. Vediamo che succede. Vai, gira. Gira, ok, così. No. Di più sì. Perfetto. Vai con mio Luigi, avanza. Non ti bagnare però. Ok. Cosa è rimasto? Questo qui sopra, sì. No, questo qua. Proviamo così. Ok. E un altro ce l'abbiamo. Attenzione, non ti bagnare. Gommi Luigi, non ti bagnare. Allora, questo così. Magari devo rifare questo. Perfetto. Via. E via. Acceca qua. Ok. Perfetto. Porta aperta. Facilissimo. Procediamo. Procediamo. Vediamo quello che c'è adesso. Il topolino. E crepa, topolino. Pure il topolino. Vado da qua. Tanti tubi, tantissimi tubi. Allora, aspetta un attimo, perché prima direzioniamolo da questa parte. Vediamo quello che c'è. Gira da qua. Ho fatto il giro. E quindi da qui è sbagliato.
Quindi risaliamo. Ovviamente. Ah, c'è il tubo nascosto. Ma sono nascosti i tubi. Ma perché mi nascondete i tubi? Aspetta, questo lo ridirezioniamo nuovamente. Perché chiudiamo l'acqua. Ok. Vai con me, Luigi. Siamo tutti con te. Veloce. Veloce però. Veloce con me, Luigi. Ok. Ok, mamma mia. Ah, no, no, no. Aspetta un attimo. La rigiriamo qua. Rigiriamo e spegniamo l'acqua. Ok. Mi aspiro tanti soldini. Tanti soldini. Tanti soldini a me. Ok, questa Y si fa qualcosa? Cos'è? Un topo? Cacchio è sto? Una pantegana. Allora, apriamo qua. Ok, prendiamo questo. E dopodiché c'è un tubo nascosto, come sempre. E scendiamo. Ovviamente andiamo a finire là. Quindi giro nuovamente questa. Così, spegniamo l'acqua, andiamo a prendere la chiave. Ok, una di 5 recuperate, una di 6 recuperate. Va bene, possiamo procedere, forse. Andiamo da questa parte, qua c'è un pulsante, si preme. Giro questa. Ok, ah, giriamo il ponte, ok, perfetto. Da qua non si sa, da lì si può salire. Niente, mettiamoci qua allora. E Gommi Luigi, pensaci tu. Ok, giriamo. Perfetto, quindi entro. Gommi Luigi, pensaci tu. Al contrario però. Ok, grande così. Grande Gommi Luigi, siamo tutti con te. Allora, apriamo qua. Tante monete, sempre monete e lingotti. Banconote pure, tutto, tutto abbiamo. Mi aspiro pure, mamma mia quanti soldi. Sono ricchissimo a questo gioco. Ok, qua c'è altro. Una pedana. La pedana che si fa qualcosa? Apparentemente no. Però c'è sempre qualcosa di nascosto in questo gioco. Vabbè. Per adesso procediamo. Forza. Vai con me, Luigi. Siamo tutti con te. Da quella parte. Dall'altra parte. Ok. Perfetto. Possiamo salire. Dov'è che andremo a finire? Allora, acqua chiù. Che stai a fare? Non mi attivare cose, per favore. Che è attivato? Che è attivato? Non attivare cose strane. No! Gommi Luigi, non siamo più tutti con te, perché qua l'acqua ci sta facendo annegare. Eppure! È normale che sa nuotare. Porter cucciolo almeno sa nuotare benissimo. Aiutami invece di fare il nuotatore. Oh, grazie. Grazie, grazie. Grazie piccoletto, grazie. Se non ci fossi tu. Ok, qua mi sa che possiamo scordarci il Gommi Luigi. Ti sei davvero cacciato nei guai, Luigi. Ma buona notizia per te. Il Poltergeist G0M è stato testato in profondità. Insomma è impermeabile. Meno male. Meno male. Il fantasma ha usato l'interruttore per controllare il livello dell'acqua e ora si è bloccato. Credo che tu possa raggiungere l'interruttore seguendo il canale di scarico. Prova. Devi riportare l'acqua al suo livello originale e inseguire quel fantasma. Grazie per avermelo detto. Perché mi dici cose scontate? A me è chiarissimo che devo passare da qua. Non me lo credo. Allora, qua c'è qualcosa che io posso fare? Sì, interagiamo. Ah, possiamo solo guardare. Pure la paperella c'è. Allora, niente. Possiamo solo guardare. Vabbè, procediamo. Andiamo di qua. Procediamo da qua. Chiavi inglesi. Rompo tutto, così imparate. Buttiamoci da questa parte. Che fa? Prendo la paperella? Mi sposto con la paperella. Fighissimo. Me ne vado. Non si muove sta paperella. Che faccio? Poltergeist? Ok, così ci muoviamo. Spariamo cosa a caso. Allora, me ne vado da quella parte. E leva sta guia. Ok, direzioniamo. Aspetta da qua. Spostiamoci di qua. Ok, scendi. Scendi. Scendi da quella parte. Da quella parte. Accosta. Parcheggia. Parcheggia sta paperella. Ok, via. Ok, Gommi Luigi, pensaci tu. Vediamo. Dove che mi porta.
Però non posso passare. Aspetta che qua c'è qualcosa. Posso premere questo? Che faccio? Li tiro... niente. Vado di qua. Vediamo dove che spunto. Ok. Tiriamo questo. Perfetto. Adesso possiamo passare. Via con la paperella. Facciamoci un giro in paperella, ragazzi. Un giro in paperella. Da questa parte. Un giro in paperella. Che bello. Aspetta, questo si tira. Posso tirare questo? Ok. Facciamo passare anche il Gombi Luigi, ovviamente. Noi che possiamo procedere da soli. Vado di qua. Vediamo. Ok. Tante cose per me, tantissime. Tante cose per me. Il cuore è caduto però. Vabbè. Che faccio ora? Vado di qua. Intanto mi piglio il cuore. Prendi il cuore, non lo prende. Non prende il cuore. Vabbè. Aspetta che lì c'è qualcosa. No, la mina no. La mina evitiamola. No, 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 via, via. Via. Mamma mia. Facciamo girare la valvola. Ho pescato un pesciolino. Tiriamo cose a caso. Ah, così? Ah, ho capito. Quindi stacchiamo l'acqua e facciamo passare Gombi Luigi. Vai Gombi Luigi, siamo tutti con te. Ok, tiriamo questo. Perfetto. Me ne sono andato già io. Aia. Che facciamo così spunto Oni? Che facciamo? Vado di qua. E spunto da qua. Poi vado da qua. Insinuiamoci in tubi oscuri. E poi vado di là. Intanto Luigi si sta avvicinando lì. No Luigi, aspetta. Aspetta un attimo lui. Aspetta che adesso ti apro qua. Tranquillo. No, 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 no. Esci da qua. Tira che quella è arrivata agli spuntelli. Tira. Meno male che ci sei tu, Gombi Luigi. Sempre tu. Fighissimo, sempre tu. Quello se ne sta andando. Mi infilo qua. Dov'è che sbuco? Aspetta, non è colpa mia. Sì, ma falla qualcosa pure tu, però. Tira qua. Ok. Tiro. E si è aperto lì. Aspettiamo che l'acqua se ne vada e passo. Ok. Prendiamo le monete. Il cuoricino. Datemi il cuoricino, per favore. Che prendo le cose e poi se ne vanno. Ok. Passiamo da qua. Attenzione all'acqua. Giriamo l'angolo. Peschiamo. Chi è che sta pescando qua? Devo passare da qui. Via. Mamma mia. Ok, alziamo qua. Vai, procedi. Dov'è? 3 ore. Via. Ci sono degli squaletti qua. Che si fa? Evitiamo gli squaletti. Via. Facciamo il giro. Non si sa mai. Mi stanno seguendo gli squali. Via. Ok, sono arrivato. Mamma mia, c'è pure una mina. Mi seguono? Scendi. Troppi squali per i miei gusti. Mamma mia. Ok. Siamo arrivati al pulsante. Adesso devo capire qua come cosa fare. Allora, entriamo qua. No. No. Ciao. Come sei brutto. Pure il fantasma devo sconfiggere, non è giusto. Lascia Gombi Luigi che non ti ha fatto niente. Vieni qua, prenditela con me. Prenditela con i più grossi, vieni qua. Vieni qua, non scappare, faccia di capra. Crepa. Pure l'amico tuo è arrivato. Che c'entra lì sopra? Venite qua. Crepa. Vieni qua. Crepa. Vieni qua e crepa. Oh. Così si trattano i fantasmi rompiscatole. Allora, dobbiamo arrivare lì. Vediamo come. Questo si gira. Ok. Però
Devo capire a che servono. Intanto Gommelugi è arrivato qua. Niente, dobbiamo portare Gommelugi dall'altra parte. Ok, portiamolo qua. Se io mi infilo qua, che cosa succede? Direzione sopra, ovviamente. Ok, quindi le frecce direzioniamo praticamente... Che c'è qua? Ma prendo a calci. Manco l'avevo vista. Ok, quindi con le frecce direzioniamo il... La direzione. Direzioniamo la direzione. Quindi se io lo faccio prendere da qui a Gommelugi, lo faccio salire in alto. Per adesso salirebbe in alto, mentre io lo voglio far andare in basso. Giusto? Sì. Però dobbiamo premere quella leva. O no? Vada lì e poi va a sinistra. Quindi tecnicamente... No. No, non è sbagliato da lì. Allora, facciamo una cosa. Prima lo portiamo in alto. Ci va. Quindi prima va a destra, poi va in alto. E va a tirare la leva. Esattamente questa. Così poi ce ne andiamo in alto. Giusto? Quindi riscendiamo. Luigi rigira questa. E tecnicamente adesso ci siamo. Vediamo un po'. Vada lì, gira di là. E siamo arrivati. Oh, un po' di ingegno ogni tanto ci sta. Ok, tiriamo il pulsante, via. Non si tira, tira. Tira sto cacchio di pulsante. Tira, tira sto pulsante, tira. Tira sto pulsante, ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso l'acqua dovrebbe riscendere. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. È quello da lontano che mi guarda, giustamente, no? Ok. Good job. Mi fa piacere. Ok, fatta. Ottimo, l'acqua è di nuovo a livello di prima. Torna da dove sei venuto e mettiti alle costole del tecnico fantasma. E adesso ci penso io. Andiamo con Milui. Andiamo, che adesso andiamo a ammazzare. Che hai tu qua? Hai qualcosa da darmi? Il fantasma. Crepa, dammi tante monete. Tante monete. Tante monete. Vieni qua. Non scappare, vieni qua. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Crepa. Ok, ancora vivo. Ma crepa. Dai, su. Oh, sì, però non le sparare le monete. Io faccio fatica a prenderle e tu me le spari. Ok. Allora, possiamo ritornare sui nostri passi. Forza, vado di qua. Scendo. Mi butto. Mi butto che è morbido. Allora, là c'è una mina inesplosa. Evitiamo di farla esplodere adesso. Affrontiamo finalmente l'idraulico. Perché adesso gli faccio vedere io. Apriamo la porticina. Eccoci qua. Apri. Ok. E siamo dentro. Hello? Hello? C'è nessuno? Sembra che dorme. Abbiamo delle mine. Mi sa che dobbiamo ucciderlo con le mine. Dai, ma guarda dove metti i piedi, però. Ancora. Solta se... No. Di nuovo. Dai, però tutta la fatica che ho fatto. Mi sa che dobbiamo affrontarlo dalla paperella. Ecco, tutte e due con la paperella. Così siamo ad armi pari, va. Che faccio da io? Non mi affettare il salvagente. Gli spuntoni non l'avevo visti. Non mi tirare le cose. Aspetta che... Ah, li devo respingere allora. La devo respingere. Non... Mi sono bucato. Mi sono bucato. Gonfiamene un'altra, va. Oh, vabbè. È fighissimo. Via, buttiamoci in acqua. Sembra che dormo qua. Aspetta un attimo, però. Aspetta, non mi colpire. Ancora. Che facciamo così? Gonfia Luigi. Gonfia che siamo tutti con te. Gonfia, mi sta ammazzando. Vuoi vedere che sarà il primo fantasma ad ammazzarmi? Oh, esplodi, bravo. Ti sei autocolpito.
Ti spingo. Aspetta, ti spingo. Ho capito, ma mi spingo anche io. Ecco, a te che faccio? Lo spingo. Spingi. Come lo spingo? Cioè, devo sbattere contro allora. Vieni qua. Bravo. Hai fatto bene. Vieni qua. Via. Vieni qua. Prendi la dinamita. Prendila tu. Perché lui non la prende? Fammi capire. Prendila. Via. Ok. Sono esploso pure io però. Dai però. Gonfia. Butta. Acceca. Si è ripreso. Oh, ma che facciamo però? Il primo fantasma mi sta ammazzando. Cioè, il primo ad ammazzare. Stiamo scherzando. Mi ha ammazzato uno con il salvagente. Ma stiamo scherzando. Vai, Poltercuccio. Siamo tutti con te oggi, invece. Ridammi i cuoricini, va. Bravo. Mangia. Cioè, ma stiamo scherzando? Essere ucciso così da uno in paparella. Crepa. E c'è sempre il ventaglio. Oh. E bucatelo pure tu ogni tanto. Quindi dobbiamo respingerlo. Aspetta che adesso salgo pure io. Dammi un attimo. Qua sono un po' impedito. Arrivo. Sono lentissimo. Arrivo, crepa. Devi crepare, faccia di fantasma maledetto. Crepa. Tutto qui. 3 ore. Si è gonfiata un'altra paperella lui. Allora, concentriamoci. Aiuto. Cioè, mi sta massacrando. Sto morendo per la seconda volta. Crepa. Respingilo. O lo spingi o lo respingi. Ah, così. Allora, lo devo proprio aspirare. Ok, cioè, è più difficile questo boss che tutti gli altri che ho affrontato. Vieni qua, non ti gonfia le papere. Dammi tregua. Dammi un attimo che ho le zampette piccole. Ok, 150, 40, 30, 20, 10 e crepa. L'ultima volta lo dobbiamo fare. Allora, rigonfiamoci la paperella. La mia è pronta, gonfia la tua, va. Ok, adesso ho capito. Dopo 3 ore, però. Ok, attiviamo questa. Gliela mandiamo contro. Via. Ok. Dopodiché lo aspiro. Se ci arrivo, però. Aspiriamolo. Oh, e lo mando lì. Che facce di capra se non me le spiegate le cose. Via. Sei sempre lento, lui. Lui sei sempre lento. Veloce. Esci a sta paperella. Veloce. No, non ti buttare. Vieni qua. Crepa. Mamma mia, quanto è stato fastidioso sto boss. E finalmente. Fastidiosissimo sto boss, veramente. Il pulsante è negato, però. Che è sempre tu, sai. Intanto prendiamo sti cuori. Andiamo a riprendere il pulsante, forse. Ah, dai, su. Premi qua. Lo tiro? Normale? No, devi sparare il coso. Prendilo. Tira. Oh. Alleluia. Scendiamo. Piano piano, se no ti spacchi lo so del collo. Eccoci qua. Il pulsante è qua, la mina pure. Adesso prendo il pulsante e mi esplode. Pulsante numero 10, finalmente. Finalmente. Ok. Me ne vado da sto postaccio, me ne vado subito. Ma subito proprio. Ok, e infila qua, va. Che mo sono sudato sto pulsante. Avanti, e siamo al piano 10, ovvero alle sale egizie. Fighissime. Eccoci qua.
Perfetto. Sarà un posto estremamente pieno di trappole. Infatti. Ma che ho detto? Che ho appena finito di dire? Va bene, mettiamo pausa. Mi raccomando, quindi lasciate tanti like per supportare la serie. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, insieme a tutti gli altri social, di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e poi c'è tutto al prossimo video.